cerco di raccogliere in qualità di consigliere comunale tutte le segnalazioni che mi provengono dai cittadini nei limiti del possibile. Magari ne salterò anche alcune perché, come dire, non ho il dono dell'ubiquità e quindi cerco di perlustrare la città quartiere per quartiere. Ci troviamo a Paolo VI in Viale Pietro Nenni. Guardate le condizioni del manto stradale, qualcosa di pietoso, sembra un percorso di guerra colpito dai bombardamenti, una situazione davvero indecorosa. Evidentemente l'amministrazione Melucci ritiene che, devo dirlo, questi siano cittadini di serie C, di serie D, che non debbano godere dei diritti di cui invece godono gli abitanti di alcune strade del borgo che vengono asfaltate e riasfaltate. Per carità, anche nel borgo ci sono zone centralissime abbandonate, ma è un'amministrazione che proprio non ha un criterio logico operativo. Guardate, strade che, ripeto, sembrano percorsi di guerra. Si provvede con rattoppi in base alle emergenze, un po' di asfalto qui, un po' di asfalto lì, poi basta una pioggia, un po' d'acqua ed ecco che quelli che sono dei veri e propri crateri puntualmente si riaprono. Una situazione stranissima in questa strada, per esempio noto che non ci sono marciapiedi, quindi le persone sono costrette a camminare sul ciglio della strada, peraltro un ciglio della strada in cui, come vedete, c'è asfalto rotto, sprofondato, quindi diventa anche pericolosissimo camminarci, non solo perché si rischia di essere travolti dalle auto, ma addirittura si rischia proprio di cadere stante il manto stradale assolutamente dissestato. Poi mi è stata anche segnalata questa, e parliamo di una zona in cui ci sono parecchie abitazioni anche di proprietà comunale, alloggi di proprietà comunale. E poi mi è stato segnalato il problema dei cassonetti. Qui abbiamo i cassonetti per la differenziata, ma dovrebbero essere, come dire, incassati tra virgolette per evitare che vengano spostati anche dal vento. È molto frequente il caso, sono molto frequenti i casi in cui basta un colpo di vento e questi cassonetti che volano. Immaginate i cassonetti volanti che poi possono andare ad abbattersi su una macchina, ma addirittura anche su qualche anziano che sta camminando, e non sto esagerando. Allora occorrerebbe un cordolo in tufo, in cemento, insomma, per cercare di incassarli, e una volta incassati si eviterebbe appunto il fatto che questi cassonetti possano vagare liberamente. Vedete, io mi domando, ma come fa l'amministrazione comunale, con quale coraggio poi si presenta il sindaco Melucci, l'assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno, il vice sindaco Manzulli, che parlano di una nuova Taranto, parlano dell'ecosistema Taranto, ma ci sono mai stati qui? Il sindaco Melucci è mai venuto qui? Il grande assessore Mattia Giorno, prossimo candidato sindaco al posto di Melucci, se non ci sarà il terzo mandato, l'assessore ai lavori pubblici è mai stato qui? Ha mai compreso la sofferenza di questa gente? Il senso di umiliazione in cui versa? Perché l'amministrazione comunale li ignora completamente, gli abitanti di quest'area? Signori, per me i cittadini sono tutti uguali, dal centro umbertino all'estrema periferia, tutti pagano le tasse e tutti devono ricevere pari servizi, ma qui esistono solo i disservizi. Beh, poi ci si ricorda ovviamente dell'IMU, della Tari, dell'addizionale IRPEF, e ci si ricorda ovviamente dei cittadini quando si va a chiedere il voto. Aprite gli occhi, abitanti di Paolo VI, apriteli!